A due giorni dall'inizio delle elezioni in Sicilia, gli insegnanti denunciano ancora confusione e poca chiarezza, dai vincitori di concorso sino agli insegnanti di sostegno. Il ministro Giannini dice un anno di sfide, ma più strumenti per affrontarle. Augusta, Pozzallo, Messina, dopo i soccorsi in mare del fine settimana, i porti siciliani accolgono oggi oltre 2.300 persone. Al porto di Palermo il gruppo più numeroso, oltre 800 migranti. La polizia arresta 5 persone a Catania, un'intera famiglia legata al clan mafioso dei Bonaccorsi che gestiva un giro di usura. A capo c'era la madre dei boss. In via Crispi a Palermo iniziano gli scavi per i lavori dell'anello ferroviario, entra così pienamente in vigore l'ordinanza del comune che cambia il traffico nella zona. Lo statunitense Frank Cascio presenta un'offerta di 20 milioni di euro per acquistare il Palermo, il presidente Zamparini però rifiuta e adesso attende la visita dei cinesi a metà ottobre. Il Lega Pro intanto pareggi per Messina, Acragas e Siracusa, alle 13.45 torna XL su TRM13 e Radio Meta. Buongiorno e benvenuti dalla redazione del TG Med. Queste sono solo alcune delle notizie di cui ci occuperemo nel corso di questa edizione del telegiornale. Parleremo di molto altro, ad esempio della visita in Sicilia del Premier Renzi, che a Catania si è conclusa con alcuni disordini, due le persone denunciate, i manifestanti denunciati, e poi ancora ci occuperemo della vicenda del San Raffaele Giglio, ovvero l'ospedale di Cefalù, nel quale è previsto il taglio di 5 reparti, una decisione della regione ma contestata anche dai sindaci della zona, che proprio questo pomeriggio incontreranno pubblicamente la direzione dell'ospedale. Di questo e molto altro, partendo dalla scuola, parleremo dopo la pausa pubblicitaria. XL, l'approfondimento sportivo in radiovisione su Radio Med e TRM, canale 13 del digitale terrestre. Con Luca Tutone e Alessandro Amato, tutti i lunedì alle 13.45. XL. Fratelli Contorno presenta Carciofina. C'era un tempo in cui si correva la leggendaria targa Florio sulle mitiche strade delle Madonie, con audaci piloti alla guida di sfreccianti bolidi che spesso terminavano la loro corsa tra i limitrofi campi di carciofi. Da qui il termine andare a cacoccioli. Oggi come allora, dai migliori ortaggi di Sicilia, Carciofina. L'antipasto di carciofi arricchito con olive e mandorle dal tipico gusto agrodolce siciliano. Benvenuti in Sicilia, Fratelli Contorno, dal 1916. Se acquisti siciliano, lavoro ai giovani garantiamo. Qualunque sia il tuo progetto, affidati a veri professionisti. Tecno Infissi, a Ficarazzi, in via Carducci 3, telefono 091 49 57 94. Visita il nostro sito www.tecnoinfissi.srl.com. Tecno Infissi, realizza grandi e piccoli sogni. La tua pubblicità su TRM 13, Med 1, Med 2, Radio Med. In Sicilia le lezioni scolastiche inizieranno tra due giorni, in ritardo rispetto ad alcune regioni italiane, ma anche nella nostra regione gli insegnanti contestano la riforma della buona scuola. Questa volta a protestare davanti alla sede dell'ufficio scolastico regionale sono stati i vincitori dell'ultimo concorso, che si sono sentiti presi in giro appena hanno scoperto che non ci sono le cattedre disponibili. Ma non sono mancate le proteste anche degli insegnanti di sostegno, insegnanti precari, insomma, prima dell'avvio delle lezioni è ancora caos anche in Sicilia. Dettagli da Ambra Drago.
Sarà un anno di sfide importanti e grandi responsabilità. Le affronteremo con molti strumenti in più rispetto al passato. Così il ministro all'istruzione Giannini ha battezzato l'inizio delle lezioni nelle altre regioni d'Italia. In Sicilia la partenza è prevista invece per mercoledì. Ma il caos nel comparto scuola ancora regna sovrano. Una delegazione di insegnanti vincitori è l'ultimo concorso bandito dal MIUR, dove in palio c'erano complessivamente 4.108 cattedre, hanno protestato davanti la sede dell'ufficio scolastico regionale, dopo essere venuti a conoscenza della discrepanza tra il numero messo al bando e i reali posti disponibili, a volte inferiori, se non per alcune classi di concorso ridotte a zero. Io ho partecipato per AD01, che è storia dell'arte, e da bando c'erano 88 posti messi a disposizione, siamo passati 12 con bocciature del 96% e abbiamo scoperto che neanche per questi 12, quindi ben inferiori agli 88 posti messi a disposizione, c'era nessuna possibilità per quest'anno, zero cattedre disponibili. Abbiamo chiesto i motivi, abbiamo chiesto il perché e ci hanno detto sostanzialmente: guardate che entro 3 anni vi giuriamo che vi assumiamo. Come si fanno a liberare queste cattedre? E a questo non c'è stato dato una risposta. E ad affiancarli, seppur con motivi diversi, sono stati gli insegnanti di sostegno precari, anche loro in attesa di un posto. In Sicilia sono 4.606 le cattedre di sostegno disponibili, ma in base a un contratto integrativo regionale e alla mobilitazione straordinaria dei docenti sono state assegnate a supplenti sprovvisti dell'abilitazione, anche quelli provenienti dal nord. Ci hanno detto che avrebbero accantonato i posti a nostra spettanza, calcolando il numero dei professori che sono nelle graduatorie ad esaurimento. Ma questo accadrà e sta accadendo in un modo totalmente irregolare, perché noi siamo messi in coda quando siamo i primi aventi diritto nell'assegnazione di questi posti oggi. E a completare in questo quadro di attese c'è anche il caso di chi ha vinto il concorso per insegnare ai minori non accompagnati. Sono stati banditi quasi 500 posti, in Sicilia ad oggi ci sono 0 posti. La cosa allucinante è che nei centri provinciali di istruzione per gli adulti, che sono i CEPIA, hanno bisogno di noi, chiedono aule nuove, i presidi ci sono molto vicini e vogliono sostenerci, però noi di fatto abbiamo 0 posti. La visita del Presidente del Consiglio Matteo Renzi in Sicilia si è conclusa a Catania alla festa nazionale dell'unità tra scontri con manifestanti e forze di polizia, mentre ad Agrigento è stato firmato il patto per il Sud che dovrebbe portare già dal prossimo anno oltre 2 miliardi di investimenti. È stato confermato il G7 a Taormina, ma facciamo un bilancio di questi 2 giorni di visita del Premier nel servizio. È la riforma della nostra storia, del nostro passato. E siccome quelli come D'Alema sono talmente esperti di passato che vorrebbero fregarci il futuro, che vorrebbero impedire a questo partito di avere un domani, continuando con le divisioni interne, con le risse, con un congresso permanente, con le polemiche tutti i giorni, noi diciamo: questa riforma all'Italia che dice sì è la riforma del PD. Il tour siciliano del Premier Matteo Renzi termina con gli scontri di alcuni manifestanti con le forze di polizia schierate in assetto antisommossa alla festa dell'unità di Catania. 2 finora le persone denunciate, si tratta di 2 catanesi di 21 e 24 anni appartenenti al collettivo Aleph, fermati e poi rilasciati. Ma gli scontri proseguono anche sul fronte interno al PD. Lo schieramento per il referendum di ottobre e la riforma della legge elettorale sono i punti di maggiore divergenza interni al partito. Matteo Renzi si dice disponibile a cambiare la legge elettorale, un punto sul quale però le divergenze interne al PD spingono ad accordi con il nuovo centrodestra di Alfano. Siglato ad Agrigento tra governo e regione intanto il patto per il Sud, un accordo che vale 7 miliardi e 750 milioni che la Sicilia dovrà spendere entro 5 anni. Già nei prossimi mesi e nel 2017 dovrebbero essere avviati i cantieri per oltre 2 miliardi, progetti esecutivi che riguardano interventi sulle infrastrutture, via abilitari, qualificazione delle periferie, patrimonio culturale, centri storici e impiantistica sportiva. La solita sfilza di annunci e fumo negli occhi è il parere del capogruppo di Forza Italia al Consiglio Comunale di Agrigento Giovanni Civiltà, che afferma che i fondi per la rete idrica, ad esempio, erano già stati stanziati nel 2010 dall'allora presidente regionale Lombardo. Durante la sua visita in Sicilia Matteo Renzi ha poi confermato il G7 a Taormina. Una risposta, sono le parole del Premier, a quanti negli incontri internazionali mi hanno detto che la Sicilia è solo mafia. Da rompere,
2.319 sono i migranti trasferiti nei porti siciliani nella giornata di oggi, il bilancio di un lungo, lunghissimo fine settimana di soccorsi in mare, coinvolti Augusta, Messina, Pozzallo e anche Palermo. Questi i porti in prima linea nel capoluogo. C'è stato questa mattina lo sbarco più consistente. Dettagli. 698 uomini, 96 donne e 48 minori. In tutto 842 persone arrivate a bordo della nave norvegese Siem Pilot. Sul molo la task force coordinata alla prefettura di Palermo con personale dell'ASP, del 118, della Caritas, volontari della Croce Rossa e mediatori culturali. Nelle prime ore della mattinata sono scattate le procedure per tentare di identificare gli scafisti. Le indagini sono a carico di polizia e guardia di finanza. I migranti arrivati a Palermo sono stati salvati in 6 distinte operazioni di soccorso. Siamo nel molo 420 nel porto di Palermo. Qui alle mie spalle sta sbarcando dalla nave Siem Pilot il gruppo più numeroso di migranti che è arrivato in Sicilia in queste ore. I migranti non portano malattie, sono stati tutti visitati, sono delle patologie minori. Stiamo parlando di fratture, di metrorragia, stiamo parlando di problemi di disidratazione, quindi anche una serie anche di problemi che sono che si portano sulla propria pelle proprio a causa di quello che hanno passato. Ad Augusta sono arrivati 401 migranti a bordo della nave Phoenix al porto di Pozzallo e la nave Topaz Responder con 286 persone recuperate su 3 barconi. A Messina la nave Dignity One con 355 migranti a bordo, a Trapani altri 434 migranti. Dei 2.000 migranti arrivati oggi, ben 1.100 erano stati salvati nella giornata di ieri durante 10 operazioni di soccorso coordinate alla centrale operativa e la Guardia Costiera a Roma del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. E continuano ad arrivare dettagli sugli sbarchi di questa mattina nei porti siciliani. Andiamo sull'agenzia ANSA per vedere insieme quello che accade a Messina. Sono in tutto 355 le persone arrivate a bordo della nave umanitaria Dignity One dell'Associazione Medici Senza Frontiere. Secondo quanto fa sapere l'ANSA, provengono dall'Africa subsahariana e sono stati salvati mentre si trovavano a bordo di barconi nel canale di Sicilia, anche al porto di Messina. Un dispositivo di accoglienza come quello che abbiamo appena visto al porto di Palermo. L'ANSA inoltre aggiunge che i migranti verranno portati in alcune strutture sia in città che in altre zone dell'Italia. Spostiamoci a Catania, dove è stato scoperto un giro di prestiti a usura. Essere coinvolti alcuni esponenti della famiglia mafiosa dei Cappello Bonaccorsi, 4 in tutto le persone arrestate, mentre 7 quelle denunciate per favoreggiamento. Si tratterebbe delle stesse vittime degli usurai. Sentiamo Danilo Arnone. Un giro di prestiti ad usura scoperto grazie a un'indagine partita nel 2015 e che concentrava l'attenzione su altri reati riconducibili a Gaetano e Attilio Bellia, noti esponenti del clan Cappello Bonaccorsi. In seguito a quelle indagini della DDA di Catania è emerso un sistema di prestiti ad usura gestito proprio dalla madre dei Bellia, Concetta Salici, la quale, servendosi dell'influenza dei figli, avrebbe vessato alcune persone che si rivolgevano a lei per ottenere somme di denaro in prestito che poi dovevano essere restituite con interessi del 30% al mese. In caso di ritardo nei pagamenti interveniva il figlio Gaetano Bellia con le intimidazioni. I 4 arrestati dovevano rispondere a vario titolo di usura e tentata estorsione con l'aggravante dell'intimidazione con metodo mafioso. Ma non è tutto, perché è qui che dalla storia emerge un altro elemento ancora più preoccupante. Dei numerosi casi accertati dalla polizia grazie alle intercettazioni, quelli contestati fanno riferimento soltanto a 3 episodi. Questo perché alcune delle vittime hanno volontariamente negato le vessazioni e la pressione degli usurai, consapevoli che sarebbero potuti incappare in denunce per favoreggiamento. E sono infatti 7 le denunce a carico di altrettante vittime accusate di aver aiutato il gruppo di usurai ad eludere le investigazioni. La Guardia di Finanza ha denunciato a Milazzo, in provincia di Messina, 7 persone. L'accusa per loro è di detenzione e vendita di merce contraffatte. I finanzieri inoltre hanno sequestrato centinaia di prodotti falsi e hanno anche accertato la posizione irregolare di 4 cittadini extracomunitari nei cui confronti era stato emesso un decreto di espulsione.
Si riuniranno questo pomeriggio a Cefalù i sindaci del comprensorio delle Madonie. Il motivo? Affrontare la vicenda dell'ospedale di Cefalù. Il comprensorio si mobilita per chiedere alla regione siciliana di evitare il taglio di 5 reparti al San Raffaele Giglio che secondo la direzione così sarebbe condannato alla chiusura. Sentiamo. Nella vicenda del San Raffaele Giglio di Cefalù c'è anche un altro aspetto, al di là di quello che riguarda la gestione economica e i pazienti, ed è quello che tocca da vicino medici e in generale il personale della struttura. L'assetto particolare dell'ospedale pubblico ma gestione privata prevede che i contratti dei medici siano di diritto privato. Questo significa, oltre a compensi minori, anche meno tutele. La previsione, quindi, secondo il San Raffaele, è che se venissero tagliati 5 reparti, come previsto dalla bozza del piano di riorganizzazione della rete ospedaliera, pedaliere e medici verrebbero licenziati. Questa differenza è di chi ha un contratto pubblico che di norma viene trasferito invece in altre strutture. Il San Raffaele nel nuovo piano ospedaliero della regione è inserito tra le 23 strutture secondarie nelle quali è previsto un numero ridotto di reparti e secondo la direzione questo taglierà attività fondamentali non rendendo più sostenibile dal punto di vista economico il San Raffaele. La vicenda dell'ospedale di Cefalù riguarda un vasto comprensorio delle Madonie e per questo oggi pomeriggio alle 16.30 il presidente della fondazione Giovanni Albano incontrerà i sindaci. Il primo cittadino di Cefalù, intanto Rosario Lapunzina, ha diffuso una lettera aperta all'assessore regionale alla salute Baldo Gucciardi, dichiarando che la scelta è stata accolta con sdegno da un intero comprensorio che, dice Lapunzina, ha dovuto già rinunciare a diversi servizi pubblici, ma che non è disposto a vedere smantellato un presidio fondamentale. Sono iniziati gli scavi per il cantiere dell'anello ferroviario in via Crispia a Palermo. Dopo i lavori preparatori della settimana scorsa, il cantiere così comincia a entrare nel vivo ed entra così ufficialmente anche in vigore il provvedimento del Comune che rivoluziona il traffico nella zona. Intanto è previsto in queste ore un nuovo vertice tra Comune e autorità portuale dopo lo scontro dei giorni scorsi sull'apertura dei varchi del porto. Il provvedimento di parziale chiusura al traffico, unito infatti alle code dei tir per i controlli di sicurezza, aveva creato e continua a creare non pochi problemi alla circolazione lungo la zona del porto. Sembra definitivamente sfumare la trattativa tra il Palermo e Frank Cascio. Per parlare di questo e molto altro ci ha già raggiunto in studio Gianluca Rubino. Buongiorno Gianluca. Buongiorno Luca, il presidente del Palermo Maurizio Zamparini non ritiene adeguata l'offerta presentata da Frank Cascio, trattativa che dunque sembrerebbe sul punto di naufragare. Torneremo naturalmente anche sulla sconfitta del Palermo contro il Napoli, parleremo di Serie B e di Lega Pro subito dopo la pubblicità. Presenta Benvenuti in Sicilia. Un viaggio nei luoghi e nel tempo, dove storia e tradizione si incontrano. Salsa pronta di pomodorino ciliegino siciliano. Da una tradizione centenaria, il gusto di un prodotto del tutto naturale. Benvenuti in Sicilia. Fratelli Contorno. Industrie conserve alimentari. Dal 1916. Se acquisti siciliano, lavoro ai giovani garantiamo. News, eventi, classifiche, notizie, www.radiomed.fm. Il nuovo sito. La tua pubblicità su TRM 13, Med 1, Med 2, Radio Med. Lo sport è offerto da Fratelli Contorno, dal 1916. Un
Un saluto dalla redazione sportiva. Dopo la sconfitta con il Napoli, torna a parlare il presidente Maurizio Zamparini, che chiude a Frank Cascio. Il patron del Palermo non ritiene adeguata l'offerta presentata dalla cordata americana, guidata dall'ex assistente di Michael Jackson, Alessandro Amato. Il sogno rosanero di Frank Cascio è già finito, l'ha spento Maurizio Zamparini, poche parole ma chiare. Non ritengo adeguata la lettera di intenti che il suo gruppo aveva annunciato per presentare un'offerta. Dunque per Cascio e per Bol Baccaglini, il suo socio, la porta è chiusa. Non ci sono garanzie sufficienti per aprire la trattativa, secondo la banca incaricata dal Palermo di valutare la solidità degli aspiranti acquirenti. Siamo sempre disposti ad andare avanti per vedere se sono interessati, spiega Zamparini, ma sembrano parole ricche di diplomazia. Il discorso è già da considerare chiuso. Cascio aveva proposto un pagamento in 3 anni a rate per coprire circa 50 milioni offerti a Zamparini. Il manager originario di Castelbuono era stato presentato al presidente del club rosanero da Jota Copina, avvocato newyorkese proprietario del Venezia. A questo punto resta la possibilità di vendere al misterioso gruppo cinese. L'arrivo in città della delegazione era stato annunciato per il 20 luglio, ora viene ancora rinviato al mese di ottobre. I tempi sono lunghi, anche perché nell'operazione sarebbero coinvolti la Banca Nazionale e il governo. Intanto il popolo rosanero resta disorientato e l'ultimo segnale è arrivato sabato sera, appena 10.000 spettatori al Barbera, nella serata in cui c'erano il Napoli, l'esordio di De Zerbi, Bruno Enrique e Diamanti. Stadio vuoto, la fiducia in Zamparini sembra davvero finita. Per TG Med Sport, Alessandro Amato. Dunque nulla da fare per Frank Cascio, andiamo a vedere quella che è stata un po' la sua proposta. 20 milioni cash con la possibilità di recedere dall'acquisizione del club entro l'anno, ipotizzando una prosecuzione dell'avventura rosanero dopo il prossimo 31 dicembre, l'obbligo di versarne altri 30 in 3 anni a patto di non retrocedere in Serie B. In caso di ritorno tra i cadetti, infatti, il pagamento sarebbe stato interrotto. Una proposta irricevibile secondo Zamparini. Nulla da fare, insomma, vedremo i prossimi sviluppi. Nel frattempo, passo indietro, dopo la sconfitta con il Napoli, andiamo ad ascoltare il vice di De Zerbi, Davide Possanzini. Con rammarico, forse non è tanto il risultato, ma il fatto che il primo tempo abbiamo avuto poco coraggio, perché siamo stati lì, abbiamo fatto buone cose, ma ci siamo limitati a fare il compitino senza avere il coraggio nel ripartire, nella voglia di proporsi nella gestione della palla. Quindi credo che quell'aspetto vada migliorato, perché parte tutto da lì. Se c'è la mentalità giusta, si ha voglia di fare, si ha il coraggio di sbagliare, e si può fare il calcio che vuole Roberto, perché è un calcio propositivo, quindi deve partire tutto dalla testa. Dobbiamo partire dall'applicazione, però sappiamo che la strada è lunga. Come dicevo prima, l'idea di Roberto è un'idea di calcio importante che richiede sforzo fisico, sforzo mentale. E come dicevo, richiede coraggio perché bisogna voler la palla, e credo che sia la cosa che ci è mancata oggi, perché poi alla fine i ragazzi hanno fatto una buona prestazione. Non dobbiamo dimenticarci, come dicevo prima, che abbiamo di fronte il Napoli, che è una squadra che ti manda fuori tempo, sa girare la palla, sa attaccare, sa fare veramente tutto. Prima gara in rosanero con tanto di fascia da capitano per Alessandro Diamanti, andiamo ad ascoltare il fantasista. No, allora la fascia, il capitano è Roberto Vitiello, oggi che non c'era me l'hanno consegnata a me e sono onorato e felice di indossarla, e cercherò di onorarla fino all'ultimo secondo che sono qua. E seconda cosa, niente, abbiamo approcciato la partita per tempo in maniera giusta, poi mancando un po' di intensità giocavamo come grande squadra e siamo un po' abbassati e abbiamo preso il gol e poi ci siamo un po' scollegati. Dispiace, però non vediamo l'ora di ripartire. Chiediamo scusa ai tifosi, e ci ha fatto piacere che ci hanno sostenuto fino alla fine, sarà un'arma in più. E niente, no. Vediamo l'ora di cominciare martedì e seguire il mister, che è arrivato adesso e dà grandi idee. Ma io non devo confortare nessuno, io penso, bisogna pensare, perché tanto le parole questo mistero qua non servono. Bisogna lavorare, bisogna stare zitti, pedalare e essere positivi. Va a completarsi nel frattempo il quadro della terza giornata di Serie A. Andiamo a vedere i risultati, ricordando che manca l'appello solo il posticipo tra Empoli e Crotone. Atalanta-Torino 2-1, Bologna-Cagliari 2-1, Chievo-Lazio 1-1, Empoli-Crotone appunto stasera, Genoa-Fiorentina rinviata, Juventus-Sassuolo 3-1, Milan-Udinese 0-1, Palermo-Napoli 0-3, Roma-Sampdoria 3-2.
per una classifica che vede la Juventus in testa da sola a punteggio pieno con 9 punti, seguono Napoli e Roma a 7, poker a 6 composto da Genoa, Sampdoria, Udinese e Bologna, alle loro spalle Pescara, Chievo, Lazio e Inter a quota 4, Torino, Fiorentina, Atalanta, Milano e Sassuolo a 3, Cagliari e Palermo a 1, chiudono Crotone ed Empoli a 0. Scendiamo di una categoria, il momento della Serie B, andiamo ad ascoltare il tecnico del Trapani Cosmi dopo il pareggio ottenuto dai Granata sul campo di Avellino. Sicuramente non è stata una partita da ricordare per sempre, però non è stata così negativa, almeno per quello che ci riguarda. Insomma, siamo venuti qua, credo di poter dire che abbiamo rischiato in un paio di occasioni solo ed esclusivamente per errori nostri. E abbiamo creato 4-5 occasioni clamorose, insomma, 2-3 abbastanza chiare. Quindi se uno parte da questo computo è chiaro che c'è un po' di rammarico, perché credo che per quello che si è visto in campo avremmo meritato i 3 punti. Non ci siamo riusciti per un motivo semplice, atavico del calcio, che se non fai gol è inutile star qui a parlare. Sì, rammarico c'è, ma non è che c'è dramma, voglio dire, non dimentichiamoci che comunque noi abbiamo giocato 2 partite esterne a Novara e Avellino, che notoriamente sono 2 campi non semplici, voglio dire. E in casa abbiamo incontrato a Provercelli, che per mezz'ora, non tutto, mezz'ora del primo tempo ci ha messo in difficoltà, poi abbiamo giocato una sola porta e siamo riusciti a metterla dentro solo una volta. Quindi io direi di positivo c'è, cioè, innanzitutto che non abbiamo subito gol, che per una squadra rinnovata completamente in difesa è un buon messaggio. Questi i risultati della terza giornata del torneo cadetto: Ascoli Spal 1-1, Avellino Trapani 0-0, Benevento Verona 2-0, Brescia Perugia 1-1, Cesena Carpi 1-0, Entella Pisa il posticipo, Frosinone Latina 2-1, Novara Salernitana 1-0, Pro Vercelli Cittadella 1-5, Ternana Spezia 1-1, Vicenza Bari 0-0. Matricole terribili in vetta: abbiamo il Cittadella che guida con 9 punti, seguito dal Benevento a 7, in piena zona playoff il Frosinone a quota 6 e il Brescia a 5, Ciociari e Lombardi precedono Verona, Spal, Carpi, Cesena, Novara, Bari e Ternana a 4, il Trapani ancora imbattuto e a centrogruppo insieme a Spezia, Entella e Pisa con 3 punti, seguono Ascoli, Perugia, Salernitana, Avellino e Provercelli a 2, chiudono Latina e Vicenza con 1 punto. In Lega Pro, domenica di pareggi per le siciliane impegnate nella terza giornata, l'Acragas impatta con la Regina, 1-1 tra Messina e Virtus Francavilla, primo punto per il Siracusa in casa del Taranto, rinviata per la presenza in città del Premier Renzi la gara tra Catania e Fondi. Questi risultati: Acragas Regina 2-2, Catania Fondi appunto rinviata, Catanzaro Fidelissandria 3-0, Foggia Vibonese con medesimo risultato, Matera Cosenza 3-2, Melfi Lecce 1-3, Messina Virtus Francavilla 1-1, Monopoli Juve Stabia 0-1, Paganese Casertana 0-1, Taranto Siracusa 0-0. Dominio pugliese in vetta alla classifica: abbiamo Lecce e Foggia a punteggio pieno con 9 punti, seguono Matera a 7, Juve Stabia a 6 e Taranto a 5, Messina Regina, Virtus Francavilla e Vibonese a 4 punti, dopodiché Cosenza, Monopoli, Melfi, Casertana e Catanzaro a 3, Acragas e Fondi a 2, Siracusa e Fidelissandria a 1, Paganese ferma al palo, Catania a meno 2. Catania e Fondi, entrambe con una gara in meno, scontano un punto e 6 punti di penalizzazione. In chiusura vi ricordiamo l'appuntamento alle 13.45 con TG Med Sport XL. Luca Tutone e Alessandra Amato commenteranno la sconfitta del Palermo contro il Napoli su TRM 13, Radio Med 91.3 e sull'app TRM Web. L'informazione sportiva torna nelle prossime edizioni. Lo sport è stato offerto da Fratelli Contorno dal 1916. Andiamo adesso sull'agenzia ANSA per vedere una notizia di cronaca che arriva da Vittoria in provincia di Ragusa, dove un negoziante di ricambi per auto, Salvatore Nicosia, 39 anni, è stato ucciso. La polizia sta conducendo le indagini. Adesso i programmi della serata e poi il meteo. Arrivederci.